la città vecchia, grazie, mangia merda, tutto come fare i patroni, tutto il resto, tutti i menefreghisti, tutti i pezzi di merda, tutto scocciami tutto, e quando la giustizia sta bene, mai, grazie, mangia merda, però, comune, tutto il resto, la città vecchia, quindi ho capito. E se non ci ballate scufolare, un già dopo che c'aveva un piede qui, noi, i negozi tutti chiusi, questo è il problema, perché non l'apri i negozi? E la giustizia faceva sapere che stiano i capi, faceva lavorare sull'italiano dopo l'altro, e la faceva lavorare le persone, non lo so, e voi ci sono interessi, poi ci sono interessi, e vengo io, spaccami tutto solo e metto in sacco. Tutto pezzo di merda, che per me sono tutto pezzo di merda. Se metto la sacca in sacco, ciao, che busco tu, ci metto da buco. E le chiese sono andate, ce n'ha fatto, che fanno? Tu devi chiudere la sacca, devi fare un buon bravo. Guarda che giostro tu, e che mangi tu, e gli che portava proprio te. Ma è stato buono. Siete bastardi e morti di fame, bastardi! E ne vuoi comprare più, la città vecchia, grazie a comunità stata, mi ha rotto proprio le palle. Dilla così comunità stata, ha rotto le palle. Cioè, la città vecchia è così come lo stesso. La città vecchia come la vedi tu, scusa? No, la vedo, la vedo. La vedi una merda, penso, no? Aveva la vita pure, penso. Già la vedi una merda. Metaforicamente parlando, sì. Merda, no, scusa. Vabbè, ma che... Che tu fai dell'ora, Riccardo? Ma se lo fai se tu sei bella e tu credo, se scusa. Che fai se tu? Riccardo. No, tu ci sei una domanda, a che paese stai tu? Viterbo, vicino Roma. E stai bene Viterbo tu? Sì, abbastanza. Ma stai bene per quella cosa? No, assolutamente no, niente. Proprio. Questa ci si chiude tutto. L'Irbo proprio a morte. E se non manca l'Irbo, c'è una palla che si serve. Le cacce proprio comune sto fuoco, deve una fatica che serve, ci meritavano. Non lo stupide però. Vedi che se ne cose, fa la papa, se no i pantaloni, patina per te, no? Beh, altri paesi eravamo tutti qua roba, scatolone, scatolini, scatolette, e tanto fa questo, no? E tu sei un limbo che è nato, tu, avvelenare le persone, tu sei un limbo, con le mie bianche, le mie cose, le mie cose lì, c'è la donna più bianca. Quindi ritardo fa schifo e tutta la società insieme. Per Beppe Sciolino. Ma va a mandare in diretta su internet, va a mandare in diretta.